quel ritorno al bello non è un bello estetico, è il bellum, è la guerra che noi combattiamo ogni giorno quando mettiamo il piede a terra e inizia una nuova giornata. Si nasce ogni giorno per rinascere. Io mi pongo sempre tre domande: che cos'è accaduto? Cosa ho imparato da quello che ho accaduto? Come lo metterò in pratica a mio vantaggio nel prossimo futuro? Marco è vissuto in un ambiente socioculturale alto, un comandante pilota dell'Italia papà, totalmente indifferente, una mamma ricercatore nucleare, quindi un personaggio anche importante che però aveva dei disturbi manipolatori, bipolari ed era cleptomane. E in un'epoca dove tutto questo influenzava sulla vita di questo bambino. Vi ricordate il film bellissimo Will Hunting, Genio Ribelle? Sì. C'è una scena in cui Robin Williams guarda l'attore Matt Damon e gli dice: non è colpa tua. Quello che ti è capitato non è colpa tua. Vedi, quando tu lavori per curare le ferite degli altri, in un certo modo curi anche le ferite tue. Sì. Quindi la testimonianza è anche un lascito alle persone per far capire che di tutto non si è soli, perché la testimonianza è una denuncia, è una denuncia che tu fai nel sistema. Il bambino, se non risolve da adulto poi quello che ha subito, sì, c'è pericolo che lo ricrea, perché pensa che quello sia il metodo adattivo più corretto per vivere la sua vita, ma non lo è. E che cosa succede? Il bambino quindi fa una scelta da adulto, innanzitutto fa dei percorsi di psicoterapia sostenuto da psicologi, perché bisogna andare a sradicare un trauma, certo, e questo è il compito di professionisti che hanno quella capacità. Insomma, il fai da te non ci porta da nessuna parte. No, oddio. Ecco, volevo solamente mettere... Assolutamente sì, però per esempio io sono stato fortunato che ho letto tantissimi libri di psicoterapia che mi hanno aiutato, che poi mi hanno dato... Però non tutti leggono, certo, tantissimi libri. Tutti. Ecco, ognuno poi ricordiamo ognuno questa cosa. Però sicuramente fare dei percorsi mi ha molto aiutato. La cosa che però qui a un certo punto ho trattato come tema è che Marco da adulto è andato inconsciamente poi a ricreare il suo sistema familiare andando a scegliere una donna che in un certo modo poi ha scoperto che rappresentava sua madre. Oh, ma è classe. E lì capita qualcosa di importante. Qui oggi si è parlato di violenza di genere. Io sono convinto, ed è il messaggio che lancio su questo libro, che la violenza non ha genere, non ha sesso, non ha età. La violenza tocca tutti, i bambini, pensando ai bambini, tocca le donne, tocca gli uomini, tocca gli anziani, tocca gli animali. Sto ascoltando con la dovuta attenzione, quindi innanzitutto faccio i complimenti a Gian Vito perché nel suo percorso di resilienza ha saputo mettere a frutto il meglio e non il peggio, anche se i rischi quando circa che a 14 anni metteva in atto quindi azioni non di cleptomania ma azioni di furto per cercare di trovare, dare un senso, un significato alle cose. Perdonare è importante, non tanto per dire all'altro o all'altra che non ha commesso, ma serve a se stessi per trovare un equilibrio e quindi andare a lenire un po' la sofferenza. Un'altra cosa importante, e agganciando anche a quello che ha detto Rizzo prima, e lo riprendo con quello che ho già detto, è denunciare non significa la classica denuncia che noi siamo abituati magari a percepire vado da una forza di polizia, ma denunciare sta a far emergere, perché certo, portando a conoscenza, portando alla ribalta, quando più ne siamo messi al corrente, tanto più avremo delle reazioni pro o eventualmente di attenzione affinché questo a noi non succede, e ci sarebbe molto altro da dire. Prego. Esatto. Con Gian Vito oggi cosa direbbe al piccolo Marco, che viene raccontato veramente in pochissime parole, anche perché siamo quasi giunti al termine, cosa diresti al piccolo Marco? Che non sei solo. Però in quel momento ti si sentiva solo. Che non sei solo, ma il messaggio che voglio mandare a coloro che comunque subiscono qualsiasi tipo di violenza, che sia anche un'invadenza di campo, che sia una cosa che ti mette soggezione, o che sia una violenza... Noi subiamo violenza anche sul lavoro, certo. il capo che comunque dice determinate cose e che... Il modo in cui le dice anche. Il certo, modo in cui le dice, esistono tante problematiche nel mondo del lavoro. Non si è soli. E in quella capacità di denunciare, in quel coraggio, azione che viene dal cuore, sì, è un prendersi cura di sé. Quella denuncia è un prendersi cura di sé.